referente della misura 8.1 che finanzia imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli. Imboschimenti e poi vedremo nelle tre tipologie, ma anche arboricoltura da legno. Poi vediamo la differenza. E solo i costi di impianto, perché questa è una misura un po' ibrida, nel senso che la prima parte è strutturale e finanzia l'impianto, la costituzione dell'impianto di arboricoltura o di imboschimento. Poi, poiché ci sono dei premi annuali per chi realizza questi impianti, premi per a copertura dei costi di manutenzione e del mancato reddito agricolo, allora il beneficiario, una volta realizzato l'impianto collaudato, ogni anno deve presentare una domanda a superficie, come per la 10, la 11, la 13, per percepire questo premio per la manutenzione e la perdita per 12 anni. Quindi, perciò qui è scritto solo i costi di impianto. Con chi aderisce a questa misura strutturale percepisce soltanto un contributo per i costi di impianto. L'obiettivo ovviamente di questa misura è il sequestro di carbonio, perché andiamo a realizzare degli impianti di lunga durata. Gli imboschimenti addirittura sono permanenti, diventano veri e propri boschi, la tipologia A. Quindi regimazione delle acque, conservazione della, e tutela della biodiversità. I beneficiari possono essere chiunque, chiunque abbia un legittimo titolo di possesso delle superfici agricole o non agricole. Sono escluse le superfici forestali, temporaneamente scoperte, solo terreni agricoli o non agricoli, come definiti appunto nel bando. Terreni agricoli sono i terreni normalmente messi a coltura oppure nel normale riposo nelle rotazioni colturali. E i terreni non agricoli sono i terreni abbandonati, diciamo sostanzialmente. Quindi terreni che non agricoli abbandonati oppure che avevano un'altra funzione. Pensiamo per esempio, bisogna poi comunque vedere da caso a caso, aree industriali dismesse, se è possibile insomma fare degli imboschimenti. Poi bisogna vedere con la pianificazione delle zone. L'ambito territoriale è tutta la regione Campania, ripeto, escluse le aree boscate e i prati pascoli, solo i terreni agricoli e non agricoli. E, tranne che per la tipologia C, che sarebbe in sostanza sarebbero i pioppi, la pioppicoltura, questa può essere realizzata soltanto in aree di pianura e di fondovalle, che poi del resto sono le aree a vocazione, diciamo, per questo tipo di impianti, cioè terreni profondi, terreni freschi. Interventi sono tre: imboschimenti di superfici agricole e non agricole, dove noi andiamo a realizzare un bosco permanente. Quindi dopo la realizzazione dell'impianto bisogna anche fare la voltura colturale presso il catasto, quindi diventa bosco a tutti gli effetti. Invece la tipologia B sono impianti di arboricoltura da legno, quindi a seconda del ciclo del colturale può andare da 20, 30 anni, 40 anni, e una volta tagliato l'impianto questo ritorna a terreno agricolo o all'uso insomma, cui era destinato precedentemente. E poi abbiamo la pioppicoltura sostanzialmente, perché con la tipologia C si possono solo impiantare i pioppi. Ci hanno tolto tutto, insomma, hanno lasciato i pioppi. Non so sotto che c'era scritto. Ah sì, dimenticavo. Con la tipologia A si possono anche realizzare impianti micorrizzati, tartufaie, dove però la perdita di reddito, se spetta, poi vediamo quando spetta la perdita di reddito e a chi spetta, dal quinto anno viene ridotta del 20%, perché si presume che la tartufa entri in produzione e quindi il danno, la perdita di reddito si riduce. Allora, per quanto riguarda il finanziamento, io credo che sia insomma allettante: sono 8.000 euro al 100% per gli impianti A e B. Mentre invece per l'azione C, i pioppi, pioppi di coltura, sono 5.008 con un contributo del 50%.
Poi per la A e B spettano anche i premi annuali di perdita di reddito o e di manutenzione, quando sono riconosciuti. Perché? Perché la perdita di reddito ovviamente è legata al terreno. Se era un terreno agricolo, allora c'è la perdita di reddito. Se non era un terreno agricolo, non c'è perdita di reddito. E la manutenzione spetta a tutti, spetta, tranne che agli enti pubblici. Per regolamento, agli enti pubblici, comuni sostanzialmente, spettano soltanto i costi di impianto, sia per la A, B o C. Non spetta né la perdita di reddito né la manutenzione. Non mi chiedete perché, ma non lo so. I premi vengono erogati per 12 anni, la manutenzione e o perdita di reddito, e dietro presentazione appunto annuale di una domanda di pagamento a superficie. I costi sono tutti i costi che il beneficiario dichiara di voler sostenere, di dover sostenere per la realizzazione e per diciamo, l'ottima esecuzione a regola d'arte dell'impianto, oltre anche a opere accessorie che possono essere impianti di irrigazione temporanei, strade di servizio e recinzioni. Queste sono sostanzialmente, sempre nell'ambito degli 8.000 euro o i 5,8 a seconda dell'impianto. Non sono ammessi lavori in economia, quindi un agricoltore che c'ha il trattore e vuole lavorare il terreno e prepararlo non può diciamo, certificare questi lavori in economia. Questo perché? Perché il contributo è al 100%. Se il contributo fosse stato all'80%, quel 20% si poteva coprire con lavori in economia laddove c'erano le condizioni. La durata sono circa 10 mesi, tenendo conto che questo impianto noi lo andiamo a realizzare sostanzialmente in un periodo che va più o meno da ottobre a febbraio, marzo, quindi a seconda di quando si aprirà il bando. 10 mesi dovrebbero co coprire l'arco temporale per la messa a coltura per l'impianto. Le condizioni di ammissibilità, ovviamente un legittimo titolo di proprietà o di possesso del terreno, quindi anche un contratto di affitto, tranne il comodato d'uso, è di almeno 14 anni dalla presentazione della domanda, perché 12 anni sono contratto di affitto? Contratti di affitto no, registrati. Comunque, nelle disposizioni generali credo che sia, non c'è scritto, ma i verbali non credo che, insomma, sono tutti contratti di affitto registrati. Esistono ancora i contratti? Bisogna chiedere allora all'assistenza tecnica. Dicevamo, 10 anni per l'azione C e la pioppicoltura. Poi un'altra condizione di ammissibilità importante. Poiché siamo nell'ambito della misura 8, chi realizza questi impianti deve avere un piano di gestione, se ha delle foreste, anche se noi non interveniamo in foreste, però siamo nell'ambito della misura 8 che si rivolge alle aree forestali genericamente, deve avere un piano di gestione delle foreste per i privati al di sopra di 50 ettari. Quindi al di sotto di 50 ettari non c'è quest'obbligo. I comuni sempre, per la legge 11, devono avere un piano di gestione anche se hanno 10 ettari. E poi bisogna presentare un piano di coltura e conservazione che è legato all'impianto. Per ogni impianto, poi ci saranno dei facsimili, per ogni impianto il tecnico dovrà redigere un piano di coltura e conservazione che riporta tutte le cure colturali dell'impianto, tutti i vincoli, gli impegni e gli obblighi. Questo deriva dal regolamento sempre del 1305 che per superfici superiori a 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie, cioè non può essere un impianto monospecifico, e con almeno il 50% di latifoglie. Ma noi non abbiamo questo problema. Poi con un minimo di 3 specie, di cui la meno abbondante deve coprire almeno il 10%. Poi ci sono dei vincoli, la sottomisura non si attua nei siti di Natura 2000 senza i piani di gestione, quindi deve avere un piano di gestione. Sui terreni, appunto, come avevo detto prima, investiti a prati e pascoli permanenti,
sulle superfici boscate non si può intervenire, nelle zone umide, dune, macchia mediterranea. E poi sugli impianti già investiti con i precedenti regimi che finanziavano questo tipo di investimenti, poiché per esempio, non so se qualcuno di voi ricorda il vecchio 2080, i primi impianti di 2080 adesso stanno giungendo a scadenza e quindi possono tagliare se l'impianto è giunto a maturità e possono reinvestirlo con un nuovo impianto. Invece quelli che sono ancora sotto impegno, per esempio penso alla misura H che erano 15 anni, la 221 e 223 dell'ultima programmazione, la 221 erano impianti sui terreni agricoli, mentre invece la 223 sui terreni non agricoli, invece adesso è un'unica misura. Prego. Allora, poi non può interessare i boschi cedri a rapida rotazione, cioè con un ciclo colturale inferiore agli 8 anni, alberi di Natale, anche se da noi non è che si mettono alberi di Natale, specie a rapido accrescimento per uso energetico, le short rotation, quelle che si tagliano a 2 anni, a 3 anni, e impianti consociati con colture agrarie. Poi inoltre non sono ammissibili impianti che falliti con i precedenti regimi di finanziamento, cioè con 2080, misura H, 222, 223, dove ci sono stati dei problemi tecnici, dei problemi colturali, per cui il beneficiario ha chiesto la decadenza per cause di forza maggiore o per il taglio anticipato, sempre per cause di forza maggiore, possono essere avversità biotiche, abiotiche, ma generalmente per stentato sviluppo dell'impianto, per scelte sbagliate.